Una porcheria. Un teatro aperto hanno fatto. Ребятушки мои, привет. Короче, я не могу пока говорить, потому что мы всего лишь втроем. У нас очень хороший дяденька, но все равно он сказал, фотографировать можно, но фото, видео нельзя делать, говорить нельзя. Поэтому потом я вам расскажу всякие приколы, конечно. Вот смотрите, Аида. Блин. Аида 24-25 года, блин. Della mostra che vedremo alla fine del percorso di un ragazzo più a 100 anni dalla sua morte, 24. Vedete, è una mostra molto carina di rapporto che ha avuto con, diciamo, i nuovi mezzi tecnici, tecnologici, con i nuovi mezzi della comunicazione che hanno permesso a lui di diventare famosissimo. E alle sue opere di essere riprodotte, quindi ascoltate nel modo più vicino al nostro di oggi, cioè il disco in vinile non è da sempre, quindi il fatto che sia stato inventato ha permesso anche maggior successo. Lui, ma vedrete cosa vostra interessa. Certo, perché capita appunto il periodo storico che è stato. Senti, vedi, Rigoletto. Грация. Так, заходим, короче, в музей. Значит, я сразу вам скажу, что можно будет, оказывается, одной прийти. Я что-то стормозила, короче. Поэтому мы будем еще сюда заходить снова. Здесь вообще такой музей просто. Наши колонны плоские. Смотрите, какой мрамор. Vedrete qui, perché poi quando si viene aperto il teatro si entra da là. Noi per il momento facciamo tutta questa parte che è la parte del museo teatrale, la mostra di Lucia. Questa parte è quella di accesso al teatro e il salone che vedete lì è quindi è il salone di accesso ai palchetti. Si sentite la mostra? Sono proprio qua. Sì, non so se sia un concerto, probabilmente sì. E eventualmente dopo vi racconto meglio se alle 12:30 finendo lo spettacolo riescono a farci entrare. In teoria dobbiamo entrare là, diciamo. Sì, è troppo bello. Altrimenti domani sì. Per cui io direi, visto che qua ci sono dei tre gruppi, andiamo un po' più avanti, tanto poi per chi ce lo possiamo fare in Показываю вам стены, но поговорить не могу. Смотрите, как операционные линии. Потом можно будет, он сказал, ходить. Смотрите, здесь на стекле прям на рост там этой ракушки. Non so se può fare video, foto, faccio foto, sì, faccio foto. Ma video non penso che si possa fare. No, ma non faccio video, faccio foto. Ah, ok. E allora, dicevo, partiamo da qua ma poi torniamo indietro. Questo museo che vedete adesso è un museo che ha più di un secolo, negli anni 10 del Novecento, ed è un museo che contiene tanti oggetti, che hanno a che fare col mondo del teatro e della musica, e non necessariamente con la scala. Sono oggetti che nella maggior parte dei casi vengono da un'asta, cioè da una collezione messa all'asta proprio più di un secolo fa a Parigi, e a quell'asta però partecipa chi poi decide di far diventare questa collezione museo teatrale della scala. Tenete conto che questi spazi, prima di diventare museo, sono stati il luogo di ritrovo della nobiltà che frequentava la Scala, il casino dei nobili, diciamo, e poi sono stati la sede della casa editrice musicale Ricordi,
che è stata una casa editrice nata all'inizio dell'Ottocento e che è stata fondamentale nella storia della musica. Per esempio, dopo parleremo di Giacomo Puccini, se non ci fosse stato Giulio Ricordi, e non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Mi scusi, Sandra, la Casa Ricordi oggi di chi è? Perché avevo detto che è stata venduta la Casa Ricordi. Non saprei dire oggi con tutte le vendite di chi. Cioè, perché ha spartiti, avevo letto, sì? Unici al mondo, però nessuno al mondo. Infatti dopo vedremo degli spartiti di Puccini che sono in mostra, perché sono in prestito dalla... Ed è metà, pare sia stata venduta... Vabbè, ormai vendono qualsiasi cosa a chiunque. E ecco, vi volevo far vedere prima di tutto questa sala, perché in questa sala c'è innanzitutto questo quadro. Guardatelo bene, perché è il quadro che vi racconta quello che vi ho detto prima. Non c'era la piazza. Esatto, 152, Angelo Inganni è un pittore bresciano vedutista a Milano, e ci mostra la scala, più o meno come oggi, anche se non era ancora stata bombardata, e con l'edificio di fronte. Però quello che vi mostrano non è solo questo, è il fatto che vi fa vedere Milano nell'Ottocento, com'era vissuta. Anche il palazzo che vedete qui all'angolo non è quello che esiste oggi, che è l'ex sede della Banca Commerciale Italiana, che è diventata pochi anni fa la sede di Intesa San Paolo delle collezioni d'arte, delle Gallerie d'Italia. Ma era un palazzo abitato, e se vedete anche il fatto che ci siano panni stesi, Milano era sì una città signorile, ma aveva anche dei quartieri popolari proprio nel centro, cosa che oggi non è più, perché soprattutto diciamo che nell'Ottocento, poi mano a mano, il popolo è stato spedito in periferia. Dei gioielli italiani, questo, sono degli accessori, quindi ancora oggi c'è un laboratorio a scala, non l'abbiamo ancora detto, i laboratori per la produzione di scene e costumi, che non sono qui, sono esterni, sono nella zona semicentrale di Milano, in via Tortona, lei probabilmente dietro Porta Genova. Quella piccola? No. Dietro Porta Genova. Ok. C'è una via che porta a queste ex acciaierie dell'Ansaldo, che dal 2000 sono 20.000 metri quadrati. Sì, è proprio visto io in televisione che stanno preparando le scenografie per lo spettacolo. Sì, lì come scene per la stagione nuova. E questi sono degli accessori più antichi. Queste carte sono qui per il motivo che dicevamo prima, che qui si veniva a giocare a carte, a giocare d'azzardo. Sì. Sono tarocchi di Marsiglia, però. Sì, sono come le carte dei tarocchi, anche queste. Queste napoletane. Sì, poi i tarocchi sono anche quelle proprio di Marsiglia. Sì. Perché io conosco. Questi invece sono... Queste no, queste sono... napoletani questi, sì, per la scopa. Hanno gli stessi semi dei tarocchi dei Visconti, che sono i primi tarocchi. Ma infatti i tarocchi di Marsiglia, ho letto, sono stati in verità fatti a Milano. Da nobile, è proprio un castello sforzesco, per dire. La versione di Marsiglia è una versione successiva. I primi originali sono i tarocchi Visconti, e sono nati a Milano nel 400. Ci sono anche gli spartiti. Qui ci sono delle decorazioni a spartito, qui avete invece delle copertine di libretti. E poi tutta questa sala intorno a noi è una sala dedicata al piacere del collezionare oggetti legati al mondo del teatro, soprattutto del teatro della commedia dell'arte. Vedete i personaggi della commedia dell'arte, Arlecchino, porcellana, Brighella. E queste sono porcellane che venivano collezionate dai nobili che potevano permettersene, che amavano avere in casa la collezione delle statuine, possiamo dire così. E sono anche delle opere d'arte, perché sono di Capodimonte. Я вам показываю раму. Mm-hmm.
ed è la sala che ci fa vedere gli altri successi, cioè gli altri bellissimi, già anziana. E poi c'è una sala dedicata soprattutto agli strumenti musicali. Queste vetrine ci fanno vedere strumenti del 700 più 100, alcuni dei quali sono stranissimi, sono doppi, tripli, oggi non sono più, ma per esempio una chitarra mandolina. Chitarra mandolina. Quella è una chitarra arpa. Questo in primo piano è classico bastone. Quella sdraiata, quindi bastone proprio per camminare. Questa invece è una gironda. La gironda è il violino dei mendicanti che viene usato per strada, con la manopola che girando fa ruotare quel disco che sfrega sulle corde. E poi qui in primo piano c'è anche una quadrupla chitarra, sembra proprio una tripla più arpa, no? C'è uno strumento, cioè c'è un quadro, sembra il più pittore di strumenti musicali della storia dell'arte. Era un bergamasco, Evaristo Baschieni, che si era specializzato in nature morte a tema musicale. Se voi andate a Bergamo, nell'Accademia Carrara, un bellissimo museo, ci sono dei suoi quadri favolosi. Questo è un po' lucido, si fa fatica a vederlo. Però si era specializzato in questa, avendo un grande talento proprio per l'imitazione delle cose, in questi soggetti musicali. In realtà lo strumento più interessante che volevo farvi vedere è quello lì, perché è una spinetta del 600 che... Questo è più interessante perché va proprio guardato bene, vedete anche più vicino. Questo è l'antenato del pianoforte, lo chiamano spinetta, prodotto nel napoletano a Napoli, ed è uno strumento che però ha due decorazioni molto particolari, quella sul coperchio e quella sopra la tastiera. Diciamo, le decorazioni più carine sono i fiorellini che vedete, che ci fanno immaginamento, suonato e posseduto da una signora o una signorina. E poi Anne ci dice che è la protagonista ed è una donna che insomma, ha tagliato la testa di me. Classico, sì, è un concerto. Ecco, questa figura è una figura biblica. Lei è Giuditta, sì, che taglia la testa di Oloferne. La storia è una storia interessante perché è la storia di una donna coraggiosa che si accetta da un esercito che la sta occupando. L'esercito è l'esercito assiro. Il capitano dell'esercito è Oloferne. Lei, la città di Betunia in cui vive, decide di sconfiggere il capo dell'esercito. E come fa? Gli taglia la testa. Come fa a tagliargli la testa, visto che lui è un generale? Cioè, lo seduce nella sua tenda, lo fa bere abbondantemente in modo tale che si addormenti e poi gli taglia la testa. E qui vedete, è uscita trionfante da questa tenda, andando a portare la testa, e questa è una cosa un po' macabra, alle sue amiche che stanno festeggiando, perché in quel modo lei ha liberato la città dall'assedio. Questa è un'immagine che è diventata molto famosa nella storia dell'arte. Avete presente i quadri di Caravaggio? Ma dappertutto, tutti che hanno fatto, sono migliaia di quadri con sé. Perché però una signora decide di far dipingere questa scena sul suo strumento musicale? Perché è il simbolo, l'emblema... Femminismo. La lotta di donne, esatto, contro uomini. L'anno di questa... Siamo nel 600. Nel 600. La scritta in realtà è interessante, quella che c'è sopra la tastiera. Vedete che c'è scritto Indocta manus noli metalli. Tradotto, mano non mi toccare. Se non sai suonare, caspita, è lo strumento stesso che lo dice, dice ti mangio, ti taglio la testa, non mi toccare, se no ti la proprietà arriva con l'accetta. Mamma mia, erano drastici. È un avviso questo. Era avviso, infatti. Questo è uno strumento molto... Non ha a che fare con la storia della scala. Certo. Molto bello.
Devo dirlo. Però c'è la storia con la musica, quindi, è chiaro, proprio musica, e poi soprattutto lo strumento più antico che ci sia. È molto disegnato, diciamo, molto, molto sensato. Sì. Ecco. Ma quindi in verità noi siamo in questa parte di palazzo che dopo questa entrata, diciamo, queste che noi vediamo, sì, delle finestre. Il teatro è di là. Sì. Questa è la parte che adesso è tutta impacchettata di fianco al teatro. Quella che abbiamo visto prima. Sì. Verdi. Ecco, siete fortunati perché adesso andiamo a vedere questa mostra, siccome siete pochi riusciamo a vederla bene, perché la mostra parte in piccole stanze, e dicevo è dedicata a Giacomo Puccini. L'ho visto, impressionante, sapendo che stava male, hanno anche più. Questo è un grammofono del 1910, che non è stato di proprietà di Puccini, ma è per dire quello che è un po' il titolo della mostra, vedete, no? L'opera, cioè, che incontra i media. Ma Puccini quali anni è? Siamo tra 800 e praticamente che incontra la modernità. È, sì, esatto, lui è nato nel 1858. Tosca, sì. Ed è morto nel 1924. Chiaramente nasce in un momento, cioè vive in un momento in cui i mezzi di riproduzione delle opere d'arte, di comunicazione, grammofono, e il marketing teatrale, grazie alla grafica, hanno un boom, per cui lui diventa un personaggio molto famoso anche per questi motivi, e la mostra ci racconta tutto questo. Adesso andiamo a vederla. Che... Prego, perché io mi devo sentire. Lui nasce a Lucca, che era toscano, e ha avuto un rapporto sempre molto stretto. Ah, Lucca, sì, sì, sono stata dove... sono stata dove, sì, sì. No, sono stata proprio dove lui, sì, sì, sì. Perché è il lago, mi sembra. Cioè, infatti, Torre del Lago, sì, era la località in cui lui andava a passare le vacanze quando tornava, diciamo, nella sua terra. Ed era, lui era, diciamo così, lui era un pavone, nel senso che era uno che amava molto mostrarsi, e quindi ha avuto successo anche perché è stato filmato, fotografato, intervistato in tanti modi, e amava molto farsi vedere, filmare anche quando andava a caccia, non necessariamente uccidere, no? In macchina, in barca. Però ha precorso quello che è oggi il divo, esatto, solo altro che è un divo all'epoca in cui esiste ormai la presa, la macchina fotografica. Vedete, l'automobile ovviamente era diventato ricco e famoso, si permetteva l'automobile di lusso, è diventato un divo anche per questo. E poi ovviamente per le sue opere. Vado io, sì. Ah, Butterfly, sì. Quella del West. Io Puccini conosco per patinaggio artistico, che sono appassionata. Prendono tanti, tanti prendono Puccini. Ecco, questo è uno dei motivi per cui, ecco, guardate questa fotografia, questa originale, che è servita per creare quella immagine trasversale, diciamo. Con la dedica a Giulio Ricordi. Hai visto che sguardo che ha? Sembra... sembra Mussolini. È affascinante. Perché Ricordi è stato l'editore di tutta questa marea di gente, questi artisti. E lui ha cavalcato il fatto che Puccini fosse... Cioè, lo ha fatto un po' diventare l'erede di Verdi, perché c'era bisogno, dopo la morte di Verdi, di un nuovo grande protagonista della storia dell'opera. Ed è stato lui, come dire, a diventare l'erede. Questo chiaramente gli ha dato ancora più lustro, fama, ovviamente era un genio musicale, ma come dire, è stata anche un'operazione d'immagine molto ben costruita. Dice Ida chi ha scritto Verdi? Sì. Ah. Faccio vedere, ecco, oggi ha aperto anche questo. Ah, questo palcoscenico. Questa parte non l'abbiamo ancora vista. Allora, questo è il teatro. Questo è il teatro del
Я показываю вам быстренько все. Говорить вообще нельзя. Invece cominciano gli uffici, direttori, amministratori, funzionari, eccetera. Per qualsiasi. Archi ne probiti. Пришлось подлизывать кула. Чтобы делать видео, потому что видео нельзя делать. За мной следят вообще. Sono contento perché sennò contento che se riuscite a vedere siamo in teatro. Non lo so, mi sono pensato io. È la pausa delle prove. È la pausa dello spettacolo dell'altro. Ecco. Due ce li hai là? Allora, uno perché siamo in quattro. Ah, però cioè, perché abbiamo un sacco di due gente. Posti. Sì, per dare un'occhiata sì, quella sì, là. Sì, sì. Va bene. Di là dove c'è. Ok, avevo qua, perfetto. Loro. Due persone possiamo trovare. Ah, andate. Che marito e moglie. Io sono fatto qualcosa così. Ah sì, un palchetto. Poi c'eravamo proprio lontano. Cioè, eravamo queste persone. Eh sì, poi. No, io ero dall'altra parte, mi ricordo che. Sono riuscita a vedere? Ok, bene, sì, era sì, in prima. Sì, sì. No, io ero impressionata, non aspettavo perché io avevo 20 anni, caspita, e non ero interessata di tutto questo. Però è riuscita a vederlo lo spettacolo. Infatti, conosci Pretty Woman quando lei anche piange così. Io ho avuto stessa cosa. Era cioè, rimasta da voce di loro perché poi loro non usano microfoni, niente. Era una roba incredibile, sì. Poi anche decorazione, che ci hanno detto che c'erano 300 persone, infatti sì, è una roba, infatti io ho iniziato subito a contare quanto costa un spettacolo, cioè, diciamo che c'è un perché, mamma mia, bellissima, infatti è rimasta da quel, cioè valeva di nuovo entrare, però dicevano che forse non aprono più, perché dicevano che adesso, perché era una situazione anche drastica di, diciamo, che dovevano fare tanti lavori, sì. E quindi dicevano, infatti perché hanno fatto aumentare l'ultimo mese i biglietti. Infatti mio amico mi ha fatto entrare e mi diceva, caspita, non devi perdere questa occasione, sì, perché, perché basta, non entrate più. No, no, adesso si può. Perché so che opera molto, cioè uguale, no, a Parigi, come sì. Struttura. Sì, sì, abbastanza. Infatti mi dicevano, vabbè, tanto se... Andrai a opera, no? Quindi dai. Però, si torna anche alla scala. Hanno cambiato gli schermini. Ah, questi qua no, non... estate, sono i touch che servono per tradurre il testo del libretto. Sì. Ma secondo me non serve, nel senso, non serve sapere cosa cantano. Secondo me tu ascolti la voce e basta. Cioè, certo. Vabbè, che è veramente a lampadare, mamma. Lì c'è il pacchetto reale, quello delle autorità. Ah, quindi anche tipo Meloni. Sì, anche. O Trump, certo, adesso. O Trump. Tanto anche. Verrà anche lui prima o poi. Esatto, tanto anche se non era presidente, lo stesso. Lo avrebbe se, quindi unico solo il così. Quello è, diciamo, delle autorità. VIP. Quello è il VIP. E poi ci sono tanti altri spazi. Perché sono più o meno VIP. Ma non è uguale, no? Cioè, sì, come... sì. Quanti? Sono 2000, 4 più 2. Sì, sì. 4 più 2. Faccia il 5, dai. Mhm, mhm. Кстати, дыры там, потолки, блин. Мне приходится с ним болтать.
Смотрите, это уникальный. Я прочитала его 12 этажей. Смотрите, каждая кабинка вообще, каждая дверь, каждая кабинка, и все здесь, посмотрите, по диагонали, кстати. По диагонали, видите? Смотрите, каждая комнатка имеет дверь. Видите? Пока выключу. Петушки, невозможно делать видео. Эти наросты. Там, короче, плоские колонны, вам чуть-чуть снимаю. Этот музыкальный инструмент хочу вам показать. Это вообще, да? Это просто, посмотрите, смотрите, какой длинный. Типа он говорит, что это трость. Трость мандолина. Стало фрикадели. Он как будто. Мраморная лестница, там дверца. Calas. È una mostra in piccole, non lo so, è una mostra in piccole sale. Questa sala è dedicata all'importanza del vinile per la diffusione dell'opera di Puccini. Il disco che pulsa è quello di cui sentite il brano, quindi Madama Butterfly. E quindi adesso vedremo illuminarsi altre, lampeggiare altre. Ah, sì, Tosca, sì, ho capito. Tosca.
Enrico Caruso. Con il suo fonografo, perché chiaramente anche il cantante ascoltava, possedeva il fonografo, il grammofono, il fonografo. Видно вибрационных линий, хочу подсказать вам. Хочу видеть анти реалиста. Alla questione del plagio del diritto d'autore, perché già all'epoca chiaramente si poneva il problema, il fatto che si diffondesse una musica sì che qualche altro compositore potesse rubare qua e là, soprattutto canzoni più popolari date dai successi di Puccini. Questo è l'esempio della Tosca e di un'etta più popolare, il nome Avalon, che in realtà ha una parodia, quindi c'è il problema del plagio. Praticamente Al Johnson aveva... Al Johnson aveva scopiazzato. Diciamo così, è vero, era vero. Sì. Esatto. E poi Al Johnson era molto famoso, era un cantante dei primi... insomma, Какие маленькие комнаты вообще. Oppure a un certo punto con un'incisione musicale, però erano film dedicati alle opere di Puccini, infatti lì ci sono i manifesti, questi, c'è la Butterfly, c'è Bohème, lì c'è anche un'immagine del cinema di Milano, molto, che si svolgeva presso l'Arena Civica di Milano. Pensavo che c'è un gatto no, tenda. Metta qua. Questa è una... Ma questo cinema di... Era più moderno. Lui, diciamo, senti, Peter, для немого кино, посмотрите, сколько народу, типа... L'amore... Что там такое? Где это вообще могло быть? Per cui fai le sue musiche così belle, così dolci, così orecchiabili, lo hanno fatto diventare una вернуться, короче, будет. Билет стоит совсем мало. Questa invece è una saletta dedicata ai suoi viaggi, perché non solo la sua opera girava per il mondo, ma anche lui, perché poi veniva invitato ai festival puccinesi, andava alle prime delle sue opere negli Stati Uniti, in Argentina, New York, e quindi si faceva fotografare, filmare e diventava ancora di più, no, il divo che seguiva, poi diventava la figura della modernità alla fine, Puccini. Ed era una figura interessante perché a Torre del Lago, vicino a Lucca, mentre aveva il fucile in mano andava qua, oppure si faceva ritrarre mentre andava a incontrare il jet set internazionale, di cui faceva parte. Sono veramente grato al gran pubblico di New York.
Ma era sposato? C'è Elvira, sua moglie, questa signora. Ma era lui che faceva queste sì, sì, sì. Era un molto vivace. Ciao. Queste invece sono vetrine di, oggi li chiamiamo delle gadget, tutti quegli oggetti legati all'opera d'arte, in questo caso all'opera pucciniana, che hanno permesso anche una maggiore diffusione della sua immagine. È marketing alla fine, no? Cosa che hanno fatto per me tagliare. Sì, attraverso cartoline, attraverso stampe su servizi di piatti della Gnori. I gadget. Oppure addirittura i foulard con riprodotti a stampa i figurini dei costumi della Turandot, in questo caso. Tutto questo ha chiaramente, oltre ai manifesti, vedete, bellissimi, delle sue case, sono delle riproduzioni delle sue opere. Non si sono ancora piaciute. Ha giocato Giacosa era un librettista. Lui e Illica sono stati due librettisti, maggiori librettisti di Puccini. Questo è per gli anni 50, per la Turandot degli anni 50. Quindi Puccini era già morto da parecchio. Però è una Turandot della Scala con questo costume, vedete, con questo strascico infinito ad largo cinese. Meraviglioso, dipinto a mano, vedete? Dipinto a mano. Si vede che ha tantissimi costumi teatrali, sono ancora oggi dipinti a mano. Questa è quindi la saletta dedicata alla Turandot, sapete, perché lui muore nel 24 e non riesce a terminarla. Un altro compositore, adesso non mi ricordo il nome, due anni dopo la compie. E sì, è vero anche che tu sei quando la porta in scena e il direttore cosa fa? Interrompe la Turandot dicendo in questo momento è morto, non ha potuto portare a termine, e dicendo qui la morte ha prevalso. Come Vladimir Lenin, è morto 24, Vladimir Lenin. Strano. Vladimir Lenin Ulyanov, morto nel 24, sì. Del gennaio, lui che mese? Questo era il 21 gennaio. Originali della partitura, diciamo, sono le prove del finale della Turandot, che però non è riuscita a portare a termine. Questi sono gli originali, c'è una stampa della partitura originale. È morto di cancro. E questa invece è un'immagine computer partendo dai bozzetti delle scene dell'epoca. Quindi le scene animate, vedete, questo è un bozzetto di scena che viene poi realizzato, per in questo caso animato. Ma scusi, sembrano formule matematici. Sì, è la parte, sono i... E lei capisce, diciamo, potrebbe... No. Sono così musicologo. Però sono i bozzetti, tipo di quelle cose che non è riuscito a portare a termine. Bozzetto, cioè, вообще ничего не понять. Un po' di comparse. E poi abbiamo il manifesto. Siamo in Cina, per cui il tema è molto elegante, tipico stile, diciamo, liberty. Deco, in questo caso, non per niente in Italia vengono tutti da me a studiare qua. Sì, sto in godo, da sto uscendo qua, tutto questo.
вас шестой год. Вот это. Verdi. Un di capelli appoggiato sopra quella. Era un prezzoso animale. Si faceva un tempo che era. Вот как они маску это делали, посмотри, как. Что, всю голову, что ли? Это Верди, типа. Тоже рассказывал сказки, наш мальчик Верди. Questa è la penultima saletta che ci fa più che altro ritratti di personaggi famosi nel Novecento, sono più facili da riconoscere. Dietro di voi avete Maria Callas, a destra c'è Giorgio Strehler, il grande regista teatrale, tutto vestito di nero. Qual è Strehler? Strehler, a sinistra c'è Nureyev. Nureyev. E poi abbiamo Piccanini, è stata la cantante, diciamo, concorrente della Callas. Ah. No, no, lei è Olivero. Magda Olivero. E poi c'è tutta la zona Verdi, sul letto di morte. E poi anche un altro ciuffo verdiano tra la sua immaginetta e in fondo anche il menù dell'ultimo pasto consumato dal maestro all'hotel Milan. Cosa ha mangiato? Aveva pure fame. Aveva pure fame. Stava per morire. Poi di che cosa è morto? Cioè di malattia o di morte? E poi invece Caruso, e poi c'è questa importante figura della da Verdi in onore di Alessandro Manzoni, il famoso Requiem di Verdi. La Turandot, questa è la parte della Turandot, vedete che l'immagine è quella, è quella di se, ma chi è quella? È la cantante o solo una immagine? Ok. Nell'ultima sala andiamo a vedere anche due costumi originali di scena, uno indossato da Renata Tebaldi e l'altro indossato da Dario Trecco qui alla Scala nel 2019. Ma aspetta, è scritto non è in italiano però. No, in francese. Troutlet, cos'è? Troutlet? Ma sono tante cose che comunque ha mangiato. Cioè, forse troppe. Ma sì. 10 portate, secondo me. Cioè, 8 di sicuro. Troutlet, non so cos'è che. Comunque... Anche il dessert, Vindom, la brioche. Dessert è senza anche nominazione, cioè dessert. No. C'è un carrello. Di... Povero, ma sì. Mi dispiace, però. Poi se volete tornare indietro a rivedere tutto non c'è. Ah sì? Sì. ok. Non, se poi non c'è limite di età. No, poi di, scusa. Ancora, poi non è che dovete uscire appena finisce. Diciamo lei che deve un sì, io devo tornare, perché poi è il servizio.
Allora, questa è l'ultima sala dove avete un video con le varie opere di Puccini alla Scala. Lei è Annale Terco. Ah, ok. Della Tosca del 2019, quello è il, il costume che ha messo durante quella rappresentazione. Lei invece è Renata Tebaldi, sì, della Tosca, e sì, quelli sono i due costumi. Ah. Venite a vedere. Mamma mia, che misure sono. Ma poi adesso usa, dicono che adesso prende Ozempic e sembra vuole, perché c'è un nuovo amante, io che conosco questo, perché lei aveva marito, un altro cantante, vuol dire, adesso sono separati e quindi adesso c'è un nuovo. Ecco, questi sono le due, sono di due, 53. Uh-huh. 2019 sono due versioni molto distanti tra loro. Però loro mettono ancora questi costumi, già non mettono. Ah, solo sì. Questo probabilmente si può utilizzare, quello del 53 è difficile che venga così, però sono archiviati. Però è bello, come secondo me, sembra nuovo. Quella è seta di velluto. Ah, questa invece è seta dipinta. Quella è più vicina. Quella è bello. Più leggera. E quella allora è messa a Calas? No, è messa a Tebaldi. Ah, quella è quella. Ancora in quella casa. Ah. Ok. Allora, signori, io vi devo lasciare perché poi ho un altro servizio. Se volete. Tappissatrice. Se invece volete rimanere, ho detto che i servizi che prima vi chiederete sono appena qua a sinistra. Allora, un bagno per il sole. Grazie. Va bene, grazie. Arrivederci, buona giornata.